Bella raga, rieccoci su Wuthering Waves. Ho aspettato un po' per fare questo video perché pensavo, mi sa che manca un annuncio, aspetto che li annuncino tutti, aspetto che li facciano vedere tutti e sono stato scammato. Ma comunque, ne parliamo dopo. Sta di fatto che sono usciti due nuovi annunci, due nuovi personaggi per la patch 1.3 di Wuthering Waves. Ne parliamo un attimo e dopo parliamo del perché c'è un problema. Ok? Quindi voglio essere un attimo trasparente con voi su quello che penso di Kuro Games in questo momento perché sono perplesso da cosa stanno facendo, insomma. Però magari se hanno ragione loro. Comunque, partiamo da Yuhu, che nome magari si pronuncia solo Yu così. In cinese forse, non ne sono sicuro, che forse non è Yuhu, anche se sarà abbastanza divertente. Quindi, nuovo personaggio spudoratamente Glacio, nel senso che se non è Glacio lei non so chi dovrebbe essere, insomma. E siamo sul tema tipo Verina, mi sembra una forma di Verina, ma che piuttosto che aiutarti tende a prenderti particolarmente per il culo. Però comunque adesso vediamo un po' com'è la situazione, vediamo cosa ci dicono velocemente. Ok, è un esperto naturale nell'identificare pezzi antichi. Quando ha a che fare con tesori e pezzi antichi. Riesce a tracciare il passato di questi pezzi. Ok, non lo so. Bisogna vedere in che contesto lo fanno vedere. È un po' una roba strana. Ok, è un po' una roba strana. Bisogna vedere in che contesto lo fanno vedere. Non riesco veramente a capire in che modo si collegherà al fatto che parliamo con lei. Probabilmente sarà una cosa turbo casuale, mi immagino. E comunque, allora, per quanto riguarda il design di lei. Onestamente carino, cioè non posso dire niente sui design dei nuovi PG che stanno mettendo su Wuthering. Mi piace molto, chiaramente hanno sempre lo stile di capelli di Wuthering, è spettacolare secondo me. Tra l'altro mi ricorda lontanamente, allora premetto che io non seguo One Piece, ok? Ma mi ricorda lontanamente un po' le sopracciglia, un po' la forma così. L'ultima versione di Luffy o di Luffy, non sono sicuro di come si pronunci, che ho visto. Magari sono solo io, ok? Però quelle sopracciglia così mi danno quel riferimento lì un po'. Non lo so, quella forma strana. Probabilmente poi ne sapete di più. Magari riuscite a collegarlo o a scollegarlo meglio rispetto a me. Però, non lo so, è proprio la prima impressione che mi ha dato rispetto alla prima immagine che ho visto, insomma. E dopo, chiaramente, abbiamo le mani ghiacciate, il che mi rimanda un po' alla Chang Li versione fuoco, chiaramente, ok? Quindi, sicuramente abbiamo l'elemento. Sicuramente abbiamo l'elemento glacio che si fa sentire parecchio, più il simbolo centrale in sé per sé. E non abbiamo una fazione per lei, ci dice semplicemente che è di Wang Long, quindi non è come l'altra che vedremo dopo dei Black Shores, quindi sembra totalmente scollegata da quell'altra. A livello di design in sé per sé, ma raga, ci sta, secondo me è coperta al giusto, ha uno stile, cioè i colori che bene o male si associano al suo elemento in sé per sé. Speriamo solo che abbia un gameplay carino. Tutto qui, non ho molto da aggiungere su di lei. Mi aspetto che il carattere me la faccia stare parecchio sulle balle e se ce la fa è giusto così ed è venuta bene, ok? Cioè proprio l'aspetto mi indica la classica bambina, so tutto io. Me la tiro, eccetera, 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 insomma, no? Non lo so, vedremo, vedremo. Questa è la sensazione che mi dà, e lei verrà fuori bene se sia a livello di voice acting, sia a livello di trama, mi darà esattamente queste stesse sensazioni, ok? O comunque farà vedere queste sensazioni qua, insomma. Quindi, onestamente ci sta, per essere un 4 stelle nuovo, ci sta che mettono 4 stelle nuove, i Ranka. E no, 4 stelle su Wuthering, ok, ormai faccio confusione, ma comunque vabbè, siamo capiti. E secondo me non devono fermarsi con i 4 stelle, ma non devono fermarsi nemmeno con i 5 stelle, però, ok? Mi sembra un po' troppo presto per fermarsi con i 5 stelle. Tra l'altro, se non sbaglio, lei dovrebbe avere anche un'animazione che me l'ho salvato da qualche parte. Ora la guardiamo, dovremmo averla qui. Esatto. Questa qua è una loro animazione ufficiale. Vedo se riesco a trovare
il punto preciso perfetto per guardarlo un attimo tranquillamente, ma mi sembra che non sia fattibile. Adesso vediamo. Ok, allora facciamo un attimo ripartire. Praticamente c'ha sti tre simboli che continuano a ruotare, no? E poi chiaramente ti fa vedere un close-up del suo design, eccetera, eccetera. Apprezzo che fanno queste cose qua. E mi piacciono un sacco. Adesso chiaramente il lettore fa quello che vuole. C'ha sti tre simboli che ruotano. E che non lo so, è come se desse tre tipi di buff diversi magari. O comunque ha tre modi di attaccare diversi. Qualcosa del genere. Comunque sono tre, sono sempre i soliti tre che ruotano, insomma, quindi boh, non lo so, vedremo. E sono curioso di sapere se è DPS o cos'è. E non so se fa uso di arti marziali, quindi possiamo aspettarci che effettivamente cioè proprio ravvicinata come combattimento, quindi qualcosa a livello di guanti o spada, no? Nel senso, penso di sì. Penso di sì, mi sembra di aver letto qualcosa in merito, però non mi ricordo più niente, insomma. Comunque, yep, passiamo all'altra. Uno dei... Madonna, cioè, quando le fanno... È bellissima, lei. Lei è bellissima. Cioè, lei è proprio bellissima. Io ho visto molti che la paragonano a Black Swan. No. No. Lei dà tutta un'altra aria. Dà un'aria completamente opposta, direi quasi, a Black Swan per quanto riguarda l'estetica del personaggio. Chiaramente è il vero che ti rimanda un po' all'idea di Black Swan di Star Rail, ma... No, cioè mi dà proprio tutta un'altra vibes totalmente l'opposta. Lei mi dà proprio l'idea di... ti dà proprio il concetto di divino, tranquillo, rilassato. Cioè, è bellissima. Ovviamente non falliscono mai nel mettere i tacit mark nel posto migliore possibile. Difatti... Tutto il design, ha tutto un design chiaramente a farfalla, no? Mi sembra che sia abbastanza chiaro che abbia un design a farfalla della serie. E cioè, le ha letteralmente ovunque, le ha sulle mani, le ha sul vestito, le ha sulle mani, le ha dietro la testa, le ha letteralmente ovunque. Tra l'altro lei ha i colori del Glacium, ma chiaramente fa riferimento all'elemento spettro, che è quella dietro di lei, quella più importante. Quindi ci aspettiamo sia elemento spettro in tutto e per tutto, insomma. E parlando di lei, leggiamo prima quello che ci scrivono. La Shore Keeper dei Black Shores, quindi è dei Black Shores, fazione di Alto, Anchor e Camellia, che non so dove sia, che dovrebbe essere qua, ma ci arriviamo dopo, insomma. Un essere divino, misterioso, che ha governato l'essenza della Aloofness. Non so cosa significhi Aloofness, quindi datemi un attimo che ora... Lo vado a guardare perché onesto, non so cosa significa. Perdonatemi, perdonate la mia indifferenza, distacco. Ok. Ogni tanto imparo parole nuove anche io, anche perché non mi hai sentito. L'essenza dell'indifferenza emerge per rispondere alla tua evocazione. Ok. Cioè, è già un turbo spoiler di tutta la 1.3? I guess. La evochiamo noi, va bene. Aver speso eoni nel fare da guardia, praticamente. Ok, quindi è un essere divino che ha milioni di anni, praticamente. Miliardi, forse. Milioni, miliardi, quello che è. Ok. Primo movimento di emozione e desiderio si risveglia nel suo cuore. E ha una forte determinazione a connettersi con il mondo e con te. Ok, è un essere divino che richiamiamo noi. A questo punto mi viene da dire che secondo me... però lei mi sembra un po' l'essere divino capo dei Black Shores. Se no come fa a essere dei Black Shores? Però come facciamo a evocarla noi se è dei Black Shores? Faremo qualcosa con loro probabilmente in patch 1.3 per evocare uno dei loro... delle loro entità? Non lo so, a sentirla così ho un po' un mix, non capisco se arriva dopo, oppure se è qua già da parecchi anni, oppure se semplicemente è sempre esistita lì, però si fa vedere per la prima volta perché ci siamo noi che facciamo qualcosa, non ne ho veramente idea. Sta di fatto che sembra che il nome glielo diamo noi, tra l'altro, perché sopra, qua sopra si dice, ok, Shorekeeper è un nome che gli ha dato qualcun altro. E si allinea con il mio obiettivo e quello che mi fa andare avanti, esiste solo per colpa tua o grazie a te, insomma. Tra l'altro, il shore dovrebbe stare per riva, ok? Quindi è un po'.
Non lo so, sono curioso di vedere un po' com'è la storia di Black Shores, perché sappiamo che fanno da controllo totale a tutto il continente, a tutti i continenti, insomma, e sono quelli che controllano, tramite anche i dispositivi, quelli così per teletrasportarsi, tutte le zone per rilevare le fluttuazioni che ci sono per la retroact rain e tutta quella roba lì, non l'abbiamo visto anche nella quest con Anchor Alt, eccetera, eccetera. Quindi non so esattamente che ruolo hanno, ma mi chiedo come un'entità divina poi venga a far parte effettivamente di questo gruppo o abbia creato questo gruppo, perché a me lei sembra proprio quella che l'ha creato. Insomma, comunque, design, lei è bellissima, ragazzi. Cioè, lei è veramente bella. Questo è un PG che non puoi perderti, secondo me. Questo è un PG che devi assolutamente avere. E tra l'altro, proprio per questo motivo, potrei quasi ringraziare che non abbiano annunciato Camellia in 1.3, perché sarebbe stata una tragedia andare su entrambe. A me questa Shorekeeper mi fa insta skippare la patch 1.2, 100%, ok? Cioè lei è proprio 10 su 10, bellissima, e adoro tutta questa... adoro il quanto ti dice un personaggio del genere già solo guardandolo, che comunque è veramente bella, raga. Adesso anche lei dovrebbe avere un suo video, che dovremmo avere qua. Eccola qui. Esatto. E tra l'altro vediamo che parte con questa animazione delle farfalle, no? Quindi possiamo aspettarci che si trasformi un po' in queste farfalle, magari una trasformazione, magari ha più trasformazioni, non lo so, essendo un'entità divina, potrebbe essere che abbia una trasformazione vera e propria, no? E eccetera, eccetera. Tra l'altro mi ricorda anche lontanamente quelle che seguiamo in gioco per andare a per l'esplorazione. No, però quelli sono gialli, mi sa, che non c'entra niente, ok? Però, ma no, cioè, è bella, 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 non c'è niente da fare. Questi close-up ovviamente forzatissimi che io adoro, fatene di più, per favore, mi va benissimo. Spero che facciano vedere altro. In ogni caso, yeah. Comunque, tornando a noi, quindi staccandoci un attimo dagli annunci che hanno fatto, eccetera, eccetera. Puro Games, patch 1.3, ci annuncia un 4 stelle, un 5 stelle. A me sembra un po' prestino per non annunciarne un altro, ok? E so che girano voci che devono fare una rerun. A me veramente sembra molto presto. E per fare una rerun senza bloccare lì un nuovo PG, anche perché Kuro Games ha un grosso problema per me, ovvero che non promuove per niente il gioco. Cioè, mi sembra che non riesca a promuovere il gioco, ma non riesco, ma nemmeno pagando, ma anche a livello semplicemente di quello che ha già, no? Quello che vi dico io è: ok, hai un bel gameplay. Perché ha un bel gameplay, raga, si chiama Butterin? Perché uno, per personaggi come questo, che vabbè, chiaramente, ok? Ma due, perché ha un bel gameplay in sé per sé. Io non capisco come non sia possibile per loro 10 giorni, 7 giorni prima iniziare a promuovere un po' il gameplay dei nuovi personaggi che devono arrivare, ok? Andate in game, fatevi una run in tower di 3 minuti, fate qualche effetto strano, dividete il video in 6-7 parti, pubblicate un po' di gameplay dei nuovi personaggi, no? Beh, a me sembra incredibile che una settimana prima della release noi non sappiamo assolutamente niente al di fuori del drip dei personaggi che devono arrivare in 1.2. Non c'è un minimo di storia, non c'è un minimo di pubblicazione, non c'è un minimo di showcase estetico, oppure semplicemente di gameplay, di lore, non si fanno sentire. A me dispiace un sacco perché io adoro giocare a Wuthering. E tra l'altro vi dico, sto preparando grafiche di Wuthering Waves, come ho fatto quelle di Zenless Zone Zero, come ho fatto quelle di Honkai Star Rail. Quindi stiamo arrivando, ci stiamo mettendo su. Per quello che non mi sentite molto su Wuthering, stiamo lavorando, insomma. E mi dispiace vedere che c'è letteralmente un vuoto totale da parte dell'azienda, che non si capisce perché ci sia, perché secondo me non deve fare molto per funzionare, ok? Perché il gioco sta funzionando nonostante loro non stiano facendo niente. Quindi non vorrei che abbiano paura,
che facendo qualcosa non funziona, non lo so. Se andate a vedere effettivamente quante cose i Wuthering Waves mettono fuori che effettivamente interessano il player in sé per sé durante il corso della patch, quasi niente, no? A me dispiace tanto perché il gioco mi piace un sacco, vorrei vedere molto più. Cioè, tipo adesso, no? Deve uscire la patch 1.2, deve uscire Xiangli Yao, deve uscire Zezzi. Quante robe sappiamo di questi due PG? Niente. Niente, siamo a una settimana dal rilascio dei due PG, nessuno sa niente, non buttano fuori niente. Il problema del non buttare fuori niente è che non c'è niente di cui parlare. Se non c'è niente di cui parlare, si spegne l'hype nel gioco, ok? Poi finché non esce la patch, eccetera, eccetera, ok? Quindi io mi auguro davvero che Kuro Games faccia, cioè si svegli da sta situazione assurda che stanno facendo e ci diano una comunicazione migliore in tutto, ok? Cioè, avete un bel gameplay, avete dei bei personaggi, è tempo di farvi vedere spesso, molto spesso, è tempo di pubblicare più roba, ok? Ma non sto parlando di trailer, anche quelli, perché il trailer di Jinxi, ma che poi anche quello, il trailer di Jinxi e il trailer della 1.1 erano spettacolari, no? Ma anche quello di Chang'e lì. Quindi, quella roba lì va benissimo. E quello arriva prima del PC, ma fateci vedere un po' di gameplay, fateci vedere un po' come si muove il PC, l'estetica, qualcosa di storia, non lo so. Qualcosa che divida il contenuto durante le settimane di vuoto del gioco, perché se ci pensate, queste ultime, cioè da quando è uscita Chang'e lì, 2 giorni dopo, il gioco è totalmente vuoto, nel senso, no? Oppure la settimana prima dell'uscita di Chang'e lì, cioè vorrei qualcosa che ci dia motivo di parlare del gioco. Ok, vedetela così, ma non solo a me, non sto parlando di livello di creator, ma anche a voi, tipo io vedo la community su Discord di cosa si può parlare, cioè qualcosa che ti faccia sempre chiacchierare, che sia la storia, che siano i PG, che siano i design, che sia la relazione tra un PG e l'altro, che sia il gameplay, che siano le sinergie, qualsiasi cosa, no? Devono dare qualcosa ai player per discutere del gioco, nel senso tutto qua, questa è la mia speranza, ma soprattutto... Maledizione, Wuthering, Puro Games, cioè qua c'è qualcosa che non va. Qua c'è qualcosa che non va, Puro Games dov'è Camellia? Cioè com'è possibile che io me la fate vedere subito in patch 1.0 e quanto devo aspettare per lei, oh mio Dio. Comunque sta di fatto che la non presenza di Camellia in patch 1.3 mi farà pullare 100% Shorekeeper, ok? Di sicuro. Questa qui è bellissima. Questa è veramente bella, io non so, pensavo che con Chang'e lì avessero raggiunto il peak per un bel po' di tempo, e invece no, cioè lei è veramente stupenda, tra l'altro mi dà le vibes completamente opposte a Chang'e lì effettivamente, quindi yeah, questa la prendo, non so cosa faccia, mi sa da support perché, cioè, a meno che non lo so, risveglia l'Asuna che è in lei e inizia fuori, tira fuori spade, no, no, mi sembra assurdo, ok? Cioè, questa qua sicuramente support e yeah, quindi finalmente forse si toglie Baizi. Mi dispiace per Baizi, ma non ce la faccio, cioè, veramente. Cioè, una volta che giochi Verina, usare Baizi a me viene veramente male, insomma. Quindi non vedo l'ora che arrivi lei. E sperando che serva, ma penso di sì, la vedo molto difficile incontrare. Okay? Comunque, fatemi sapere la vostra sia sui personaggi sia su quello che ho detto di Kuro Games. Ovviamente capite che mi piace il gioco, e quindi cercare qualcosa di più dall'azienda in termini di promozione, roba del genere, è perché mi piace, perché voglio che non sia così stagnante, non voglio che sia così fermo, voglio che faccia parlare molto più di te, in senso positivo, ovviamente, ok? Comunque, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Grazie per aver guardato, ragazzi, so che è stato bello lunghetto. Alla prossima. Bella!